Le corse dei cavalli clandestini, i combattimenti dei cani, le cosiddette ecomafie. Basti pensare che la recente, non più recente, riforma del codice penale che ascriveva l'articolo 727, il maltrattamento degli animali, oggi abbiamo un vero e proprio capitolato di norme sul maltrattamento, sull'uccisione e sull'abbandono. Una rete di avvocati per difendere gli animali dalle violenze. Presentata questa mattina a Palazzo San Giacomo alla presenza del garante per i diritti degli animali Stella Cervasio, del delegato provinciale LIPU Fabio Procaccini e del vice sindaco Raffaele Del Giudice, la rete è aperta al contributo di altri professionisti che vorranno prestare la loro opera gratuitamente. L'iniziativa ha riscosso molto successo subito sui social perché loro hanno aderito in tanti e ancora stanno aderendo addirittura da altre città della regione. Tutti quelli che hanno problemi, che vogliono denunciare maltrattamenti, uccisioni, reati ai danni degli animali, avevano la difficoltà di sostenere poi i costi di un processo perché questo implica tempo e implica appunto denaro. Abbiamo cercato di venire incontro a questa esigenza con l'entusiasmo degli avvocati che hanno risposto veramente in tanti e io li ringrazio tutti quanti e ringrazio il vice sindaco e il sindaco a chiusura del mio mandato perché il mio mandato finisce qui appunto con la fine della giunta e volevo lasciare appunto a chi mi succederà questa eredità. 8 i fondatori della rete. Sono Elvira Rossana Altieri, Federica Gentile, Roberto Giova, Graziano Marrazzo, Laura Mascolo, Fabio Procaccini, Andrea Scardamaglio, Anna Sara Torre. Una speciale app terrà in collegamento fra loro gli studi legali animalisti. Tanti avvocati che regalano il proprio tempo in difesa degli animali, ma non più isolatamente da soli, ma organizzati e strutturati in questa casa. Noi saremo il braccio operativo del garante dei diritti degli animali, saremo lo sportello aperto alle pubbliche amministrazioni, ai cittadini, ai condomini, a chiunque le associazioni avessero necessità e problemi di natura giuridica e di natura legale collegati agli animali. Dal semplice maltrattamento agli animali, al traffico di fauna protetta, alla gestione delle problematiche condominiali per l'esistenza di colombi fastidiosi o di gabbiani che adesso invadono il nostro territorio. Parliamo di tutto ciò che un animale può subire o può arrecare al prossimo. Il Comune ha una sensibilità elevatissima su questi argomenti, ma l'iniziativa di oggi, grazie agli avvocati e alla garante dei diritti degli animali, è un'iniziativa importante perché offre uno strumento di conoscenza, offre uno strumento di prevenzione, ma offre uno strumento giuridico di tutela di tutti gli esseri viventi. Quindi è importante. È importante anche perché veniamo incontro ad una vuoto che c'era e soprattutto ci allineiamo con quelli che sono i diritti estesi anche agli esseri viventi così come le maggiori città europee.